Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va ragazzi? Come state? Mi auguro ovviamente che stiate bene. Una bomba letteralmente di mercato che potrebbe rappresentare un'importante novità dopo quello che è accaduto negli ultimi giorni. C'è una bella novità, io vi vado proprio a prendere la notizia complessiva che è stata pubblicata praticamente dalla maggior parte della stampa italiana. C'è stato un problema negli ultimi giorni perché sapete che purtroppo la Juve deve mettere un pochino mano alla difesa, perché durante l'Ipsia Juventus praticamente sapete che c'è stato l'infortunio del Bremer, ragazzi. Tra tutti i problemi già che ci abbiamo noi, si è andato a far male pure Bremer praticamente. Bremer ha rimediato praticamente la rottura del crociato, da come ho potuto capire, ma c'è un nome nuovo che spunta e fra pochi secondi noi ne parliamo, fra pochissimi secondi. Cosa dovete fare? Tre cose molto semplici: iscrizione, solito like, solita campanellina. Raga, mi raccomando, a sta cosa, perché è veramente molto molto importante. Molta gente mi dice: Matt, non riesco a capire perché non li vedo. Mi raccomando, se voi non attivate la solita campanellina delle notifiche, non vi arriva letteralmente mai nessun video. E se vi va, potete ovviamente anche seguirmi all'interno dei miei social. Tra l'altro vi annuncio che escono sempre nuovi video tutti i giorni, e se vi va potete appunto seguirmi all'interno dei vari social. Che è successo? L'altra sera giocavamo in Champions League con il Lipsia. A un certo punto, dopo pochissimi minuti, Bremer è stato costretto ad uscire per un problema. Io credevo che fosse una lesione, ma non credevo che avesse preso il crociato. Credevo solo menisco, sinceramente. Ho detto, vabbè, probabilmente sarà qualche mese, ma niente di che. Ha preso menisco e ha preso pure il crociato, praticamente. 7 mesi di stop, quindi la Juve adesso in difesa si deve riequilibrare. Mo, o tu valorizzi quelli che hai, quindi ad esempio fai giocare in difesa Gatti Kalulu, oppure vai sul mercato. E sul mercato negli ultimi giorni c'è stato il nome di Sergio Ramos. Ecco, questo è un nome che molti di voi mi hanno scritto in direct su Instagram. Molta gente mi ha scritto e mi ha detto: Metti, ma è vera sta cosa di Sergio Ramos? Ma è vero che noi possiamo andare? Lui è svincolato, un giocatore di 38 anni che comunque a livello fisico sta comunque abbastanza bene, quindi è normale che da questo punto di vista la Juventus vuole, ecco, andare a prendere un giocatore importante per lo spogliatoio anche, quindi un elemento che all'interno dello spogliatoio può dare qualcosa di più. Ora, il discorso è molto semplice. Sergio Ramos è uno dei difensori più forti nella storia degli ultimi 30 anni di calcio. Ok, se faccio una classifica dei difensori centrali più forti negli ultimi 30 anni di calcio, Sergio Ramos sicuramente sta tra i primi 10. Va bene? Quindi è un giocatore sicuramente che ha dato tanto, ma è anche un giocatore di 38 anni che comunque guadagna un botto. Quindi o Sergio Ramos firma un contratto fino alla fine della stagione con la Juve, quindi un contratto di nemmeno un anno fino alla fine della stagione con la Juve, e da questo punto di vista va a guadagnare poco. Si parla di, ti faccio un esempio, un contratto fino alla fine della stagione, 2-3 milioni di euro per tutta la stagione. In quel caso lì ti direi sì, raga, andiamola a prendere, perché comunque è un giocatore che serve dal punto di vista fisico, è molto molto in forma, quindi non è che ha problemi fisici sviluppati, e comunque c'ha una testa importante per la Juve. Allora ti dico di sì se tu puoi investire quella somma e poi andare a prendere un giocatore di un certo tipo. Se però io vado da Sergio Ramos e vedo che Sergio Ramos ha delle pretese di guadagnarsi 10 milioni all'anno per farsi 20 partite con la Juve, io ti dico: statti a casa tua e statti là, perché comunque per quanto mi riguarda non è plausibile il fatto che io debba pagarti così tanto per andare appunto a prenderti entro la fine dell'anno. Poi ci sono tanti nomi, perché c'è ad esempio Kier che ha lasciato il Milan a fine giugno, che tra l'altro adesso, se non sbaglio, è svincolato, che per esempio sarebbe anche una buona opzione. Ci sarebbe Manolas, che però per me è diventato scarsissimo. Io mi ricordo Manolas nel Prime, quando stava alla Roma, era un ottimo difensore fra i migliori che c'erano. Adesso è diventato scarsissimo, non lo prenderei manco a pagamento. Ci sarebbe Soumaoro, che è stato praticamente al Bologna per 3 anni con Thiago Motta. Ci sarebbe Matip, che è stato a Liverpool, classe 92, è stato 8 anni a Liverpool, che pure non sarebbe male. Secondo me il migliore che puoi prendere a livello di mercato fra quelli svincolati che attualmente tu puoi hai di fronte, o vai a prendere Sergio Ramos per una questione più che altro fisica e mentale, o te vai a prendere, ti ripeto, i giocatori che ti ho detto prima, tranne Manolas e Soumaoro, che per me
non valgono affatto la Juve. Per il resto, gli altri che ti ho nominato sono bravi, Manolas e Soumaoro li lascerei un po' appresso a dove vanno loro, perché secondo me non sono giocatori comunque da Juve. Comunque, ragazzi, è una situazione un po' difficile, perché adesso la Juve deve decidere in fretta se subito andarsi a prendere uno svincolato, perché se non sbaglio dalle regole si può, giusto? Anche se il mercato è chiuso, lo svincolato può comunque unirsi alla squadra o comunque reggere fino a gennaio e poi a gennaio andare a prendere un giocatore comunque diverso sul mercato. Ti dico la verità, proprio a dirla chiaramente, considerando il fatto che Motta è intelligente, considerando il fatto che noi abbiamo una squadra piena di giocatori adesso, io non ritengo così necessario intervenire sul mercato. Perché te lo dico questo? Perché comunque tu c'hai Gatti che deve essere titolare come difensore centrale destro, perché a sinistra meglio che non lo metti, lascia perdere, quindi fallo sta a destra. A sinistra deve sacrificarsi un po' Kalulu, altrimenti potresti mettere Kalulu titolare come terzino destro, Gatti come difensore centrale a destra, a sinistra come difensore centrale sinistro ci metti Danilo, che è una vita che lo fa, e a sinistra come terzino sinistro ci metti Cambiaso. Questa è la forma normale. Puoi prendere qualcuno dalla next gen, abbiamo qualche ragazzo valido dalla next gen che può fare numero, perché alla fine i titolari sono questi. Ti ricordo che tu c'hai un sacco di difensori. Quindi non è che tu adesso sia obbligato, tu ti devi andare a prendere il giocatore solo se veramente conviene. Capito? Non andiamo a spendere soldi inutili per un difensore centrale che non serve a niente, che ha 52 anni. Ora, Sergio Ramos, a me piacerebbe vederlo alla Juve, assolutamente. Cioè, io vorrei che lui venisse alla Juve, perché comunque è sempre un giocatore di livello, perché comunque è sempre un giocatore che a me è sempre piaciuto. Quindi è un giocatore che se arriva mi fa contento, ma dipende da tante cose. Arriva a 38 anni Ramos, come può arrivare? Non può arrivare mai nel prime, no? Non arriva nel prime e comunque dipende da tanti, tanti fattori diversi. Non è che adesso puoi dire sì, prendo Ramos e basta, dipende. Con l'inserimento di Ramos il tempo per Kalulu si diminuisce, perché comunque Kalulu in questo modo giocherà comunque meno, perché Gatti giocherà titolare. Si è capito che Thiago Motta per Gatti un po' il debole ce l'ha, nel senso Gatti sta giocando benissimo, a me piace e sono stato il primo anche durante le stagioni precedenti a dire che poteva giocare comunque alla Juve. Però Gatti e Motta non lo muove dal campo manco a pagamento Gatti. Quindi Gatti, dovete capire che Gatti è titolare fisso con Thiago Motta. Se prendi Ramos e lo metti a fianco a Gatti, te devi stare ben tranquillo che Kalulu giocherà la metà delle partite che deve giocare. Quindi questo ti sto dicendo. Quindi bisogna vedere un pochino la situazione qual è. Se Thiago Motta mi assicura di poter lavorare con i ragazzi normalmente come lavora adesso, non c'è sta bisogno di intervenire sul mercato e di fare altro per andare contro il mercato. Da questo punto di vista, se Thiago Motta però dice: guarda, forse è meglio che sul mercato tu ci intervieni, allora andiamo sul mercato. Secondo me deve decidere l'allenatore, non Giuntoli, ma l'allenatore, perché poi è Motta che deve avere l'ultima parola sugli acquisti. Nel senso, cioè, io voglio prenderlo il giocatore, ma devo capire chi è meglio per l'allenatore. Cioè, l'allenatore mi deve dare una mano, capite qual è il discorso? Deve parlare lui, mi deve dire lui chi preferirebbe. Manolas e Soumaoro, per cortesia, no. Non è il Bologna questo qua, quindi per cortesia tutti e due fuori dalla lista. Gli altri che ho menzionato invece sono tutti ottimi nomi che secondo me Motta potrebbe prendere. Però non mi portate Manolas, non mi portate Soumaoro, che sono due giocatori veramente da piccola squadra, non mi portate questi due perché per quanto mi riguarda al momento in squadra servono giocatori diversi. Punto. Quindi vediamo un po'. Bremer purtroppo, raga, ha un infortunio abbastanza grave, ecco, te lo dico sinceramente. Non è un infortunio semplice, non è un infortunio da due soldi, quindi purtroppo starà lontano per un po', lo sapete, ne abbiamo già parlato. E l'unica cosa che ti dico è cerchiamo di capire quello che vogliamo, cioè non andiamo a prendere giocatori inutili, perché se no va bene stare anche così. Capite? Poi a gennaio, quando aprirà il mercato, tu farai un investimento importante per quello che è il centrale di difesa, andrà a prendere un centrale un po' più, diciamo, di livello, un pochino più di un certo tipo, ecco, questo sto dicendo io. Quindi volevo sapere un pochino voi nei commenti cosa ne pensavate. Sapere un pochino quali sono le vostre personali opinioni a proposito di tutto questo, quindi sapere un po' quello che dite, no? Vedere se vi piace un giocatore, se vi piace un altro giocatore, voglio capire un pochino cosa dite, cioè cosa fareste voi se foste in Thiago Motta, ok? Cosa fareste dopo quello che state vedendo, dopo quello che abbiamo, voglio dire, visto purtroppo negli ultimi giorni, abbiamo visto questo infortunio
veramente molto molto importante. E che fate? Andate a prendere qualcuno oppure tenete i giocatori che giustamente sono già in rosa, quindi giocatori di cui voi potete con cui potete anche avere rapporto, no? Fatemi sapere un pochino nei commenti il vostro pensiero personale, ragazzi.